Salve, mi chiamo Elena Zella e oggi, nella giornata mondiale della vitiligine, abbiamo la fortuna di avere con noi il dottor Matteo Bordignon. Lui è laureato in medicina e chirurgia con il massimo dei voti e la lode presso l'Università di Padova. Nel 2009 si è specializzato in dermatologia e venerologia sempre presso l'Università di Padova, una delle più prestigiose d'Italia e delle più antiche del mondo. È autore anche e coautore di pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali e durante la sua formazione ha partecipato a studi clinici e anche attività di laboratorio. Dopo 10 anni di ricerca, il dottor Matteo Bordignon è un specialista nella vitiligine e oggi ci spiegherà un po' esattamente che cos'è. Benvenuto Matteo, è un piacere averti qui con noi. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. Oggi, come abbiamo già detto, è la giornata mondiale della vitiligine, una giornata che serve per sensibilizzare la popolazione su questa affezione cutanea che è anche un po' sconosciuta, affetta circa il 2% della popolazione mondiale. Come definiresti la vitiligine per tutte queste persone che ci stanno vedendo e non sanno esattamente cos'è? La vitiligine è una malattia della pelle che crea la comparsa di chiazze bianche sulla superficie cutanea. La causa di questa comparsa è dovuta all'assenza di una particolare cellula normalmente presente nella nostra cute che si chiama melanocita. Le cause della scomparsa di questa cellula non sono ancora del tutto note, ma grazie anche agli studi da me condotti abbiamo aiutato a chiarire come mai si verifica questa perdita. Una volta che la cellula lascia la cute non riesce più a mettere la melanina, ovvero il nostro naturale pigmento cutaneo, quello che dà la normale tonalità della nostra pelle, sulla superficie della cute e di conseguenza compaiono queste macchie bianche. A parte la differenza del colorito della cute, la vitiligine non crea nessun altro tipo di problema a livello degli organi interni o anche della stessa cute, che per il resto è perfettamente funzionante. Purtroppo però il fatto che queste macchie compaiono su siti molto visibili, come ad esempio il viso, le mani, i piedi o varie parti del corpo, crea notevole disagio psicologico a tutti i pazienti affetti da questa patologia, poiché talvolta questo tipo di macchie possono essere confuse con altre malattie della cute e questo tipo di confusione crea notevole sofferenza in tutti i pazienti affetti da questo problema. È da 10 anni che studi la vitiligine. Come mai hai scelto questa affezione e non un'altra? La mia storia con la vitiligine inizia, diciamo, quasi per caso. Ero un giovane specializzando presso la clinica dermatologica dell'Università di Padova quando uno dei miei colleghi anziani venne da me e mi disse se avevo piacere a seguire i pazienti affetti da questo problema da vitiligine nell'ambulatorio dedicato in clinica. Io risposi, beh, certo, mi sembra una cosa assolutamente interessante. E lui mi disse, ma guarda, veramente nessun tuo collega vuole seguire questo problema perché i pazienti non stanno mai bene. E questa sua affermazione all'epoca mi colpì molto perché pensavo che fosse impossibile che un paziente affetto da una malattia della pelle non potesse avere dei grandi miglioramenti se seguito in maniera adeguata e con le migliori tecnologie a disposizione. E fu così che cominciai ad occuparmi di vitiligine, a seguire i pazienti affetti da questa problematica e a vedere che effettivamente, nonostante tutte le cure che all'epoca mettavamo in atto, i risultati erano davvero pochi. Da qui è cominciato il mio percorso di ricerca su questa malattia per cercare una nuova soluzione e una nuova strada per dare una possibilità di terapia in più a tutte le persone affette da vitiligine. E se volti lo sguardo a questi 10 anni passati, qual è il momento più emozionante per te? Momenti emozionanti ce ne sono stati sicuramente molti in questo percorso, ma ne ricordo il primo, se vogliamo, è quello che ricordo con più piacere. Ricordo quando una mia cara amica biologa che stava eseguendo gli esperimenti proprio per cercare la presenza di questa nuova possibile causa della vitiligine, ovvero questa proteina chiamata MIA, nella cute dei pazienti affetti, mi chiamò al telefono e mi disse che tutti i campioni erano positivi e era la prima volta al mondo che era stata osservata la presenza della proteina MIA nei pazienti affetti da vitiligine. E da lì, diciamo, è stato il primo evento che poi ha dato seguito a tutta la ricerca che ne seguì.
Ci hai parlato di momenti più emozionanti, ma secondo me non sarà stato sempre delle rose e dei fiori. Hai pensato in abbandonare in qualche momento? Certamente quando un percorso è così lungo e impegnativo, i momenti difficili non mancano e sicuramente anche la voglia di lasciare tutto, la domanda che spesso ti frulla in mente, ma chi me l'ha fatto fare, certamente è una cosa che ti capita di pensare. Diciamo che la cosa che poi ti sostiene è sicuramente il fatto di pensare che queste tue ricerche, questo tuo tipo di impegno potrà nel futuro aiutare milioni di persone. Ed è la spinta più grande sicuramente che ogni medico ricercatore può avere per portare avanti i suoi studi. Mentre ti ascolto non posso meno di pensare nella passione e la dedizione che i dottori avete con i vostri pazienti, perché sappiamo che la medicina è una vocazione. Questa vocazione, secondo te, ti ha aiutato a affrontare questi momenti duri nella ricerca? Beh, sicuramente il fatto di partire dal paziente è la cosa più importante in assoluto. Infatti la ricerca applicata è probabilmente una delle branche più importanti della ricerca medica in generale, poiché l'osservazione del paziente è quello che poi ti dà anche le idee e l'ispirazione per portare avanti la tua ricerca. Di conseguenza, pensare che la persona che hai davanti, su cui stai facendo e stai cercando di trovare una cura alla sua malattia, potrà migliorare la sua qualità di vita in seguito ai tuoi studi, è sicuramente uno degli stimoli più forti che ogni medico possa avere per andare avanti. Prima hai parlato della proteinamia e della sua importanza nei tuoi studi, ma cos'è esattamente la proteinamia? La proteinamia è una sostanza, un insieme di aminoacidi, quindi appunto una sostanza proteica, che noi abbiamo correlato allo sviluppo della vitiligine. In pratica, per una predisposizione genetica non ancora chiara o per altri meccanismi di stimolo non ancora chiari, le persone predisposte ad avere la vitiligine ad un certo punto inizieranno a produrre questa proteina da parte degli stessi melanociti. La proteina, di conseguenza, una volta prodotta, si assembla e prende, per così dire, la forma di una tenaglia che va di una forbice che va a tagliare le connessioni presenti normalmente tra la cellula del melanocita e la cute, in maniera da rendere impossibile il fatto che il melanocita si trattenga, si rimanga fermo nella sua posizione a livello cutaneo. La perdita di adesività di queste cellule ne determina la dispersione nella cute, e in questa maniera non riescono più a mettere la melanina nelle cellule di struttura della cute e di conseguenza fanno comparire le chiazze bianche, che sono appunto il marker caratteristico della vitiligine. È davvero incredibile, Matteo, perché la tua ricerca aiuterà tantissime persone. Come ti senti adesso che alla fine, dopo 10 anni, la tua ricerca ha portato i suoi frutti? Beh, è una sensazione incredibile e ancora faccio fatica a realizzare, lo dico spesso anche ogni volta che vedo dei risultati grazie a questa terapia, mi sembra quasi impossibile che dopo tanti anni si sia concretizzata. E dopo tanti anni effettivamente finalmente abbiamo la possibilità, tramite la crema Repigment 12 che abbiamo sviluppato dopo 4 anni di ricerche insieme a Bella Aurora, di dare una nuova possibilità di terapia in più ai nostri pazienti. E la cosa ancora più incredibile è che l'abbiamo fatto attraverso una terapia efficace e capace di andare a risolvere situazioni anche molto complesse, quindi grandi depigmentazioni o macchie anche di vecchia data, dove prima qualsiasi altro medico e qualsiasi altra terapia avrebbe sicuramente fallito. La tua storia è davvero impressionante, Matteo, sei un esempio di perseveranza e dedizione. Come hai fatto per affrontare questa avversità? Ovvero, che consiglio daresti a quel ricercatore giovane che cominciano adesso? Se una persona, un giovane ricercatore, comincia adesso un suo percorso attraverso studi e ricerche su un proprio progetto, se insomma ha una propria idea da portare avanti, gli consiglierei sicuramente per prima cosa di crederci fino in fondo, di ricordargli che l'unica persona che veramente potrà fare quel progetto, potrà portarlo a compimento, potrà realizzarlo anche in qualcosa di concreto, come nel mio caso, è lui.
Nessun altro ci crederà di più, nessun altro avrà la possibilità di avere una visione chiara e completa del progetto se non lui stesso. E l'altra cosa importante è essere i più grandi anche sostenitori, ma allo stesso tempo critici del proprio progetto, di capire i punti deboli, di capire le eventuali difficoltà e di risolverli per primi, prima che altri li trovino e con una volontà meno costruttiva della propria vadano a mettere in crisi quel progetto. Io penso che se ogni ricercatore e ogni persona ha questo tipo di approccio, sicuramente potrà fare grandi cose, potrà portare a compimento grandi progetti, ed è una cosa quanto mai importante, perché vediamo, soprattutto se i progetti riguardano la salute, quanto importante è l'avanzamento scientifico in ogni branca, in modo che tutte le persone possano vivere la loro vita sicuramente in modo migliore e più felice grazie a queste nuove scoperte scientifiche.